Sono in compagnia del professor Giacinto Miggiano, primario di dietetica al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Buongiorno professore, benvenuto su HTO. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Professor Miggiano, ho detto primario di dietetica, che cos'è la dietetica? La dietetica fa parte delle scienze dell'alimentazione ed è quella che si occupa di mettere in pratica quello che la scienza dell'alimentazione e la scienza della nutrizione dicono. Quindi è la dieta nel piatto in un certo senso, quindi consigli e non solo consigli su come mangiare per vivere e per vivere bene. Quali sono i rischi che si corrono non mangiando bene? I rischi sono molteplici, sono a livello metabolico, nel senso che esistono alcune malattie tipo il diabete, l'obesità, le malattie cardiovascolari. Oggi qui stiamo celebrando la giornata del cuore e dell'alimentazione, quindi molte condizioni patologiche sono legate a uno stile di vita non corretto e sicuramente l'alimentazione non corretta è uno dei fattori di rischio per delle malattie molto comuni, a parte l'obesità ma soprattutto le malattie cardiovascolari. L'ipertensione, il diabete sono tutte condizioni che si possono prevenire prima che curare. E come facciamo a prevenirle? Quali sono gli alimenti corretti oppure l'alimentazione corretta? Intanto bisogna che gli alimenti siano sicuri. Da questo punto di vista l'igiene dell'alimentazione ci dice quelle che sono le possibili contaminazioni, quindi mangiare cibi freschi, non contaminati, cibi di stagione, cibi a chilometro zero che sono ricchi anche di antiossidanti, di vitamine e di minerali. Poi sicuramente frazionare i pasti, non è possibile mangiare una sola volta al giorno, saltare delle colazioni, cioè avere delle buone abitudini alimentari. E poi nella scelta cercare di non introdurre alimenti ricchi di sale, non abbondare con le bevande alcoliche, tra gli zuccheri preferire gli zuccheri carboidrati complessi e non tanto gli zuccheri semplici. Quindi ci sono varie indicazioni che permettono di mangiare bene, mangiare con gusto, perché non è detto che la dieta debba essere qualcosa di ospedaliero, quantomeno. Quindi i gusti e i sapori sono importanti per far sì che una persona possa mangiare bene, per vivere bene e vivere più a lungo, perché se uno non mangia bene prima o poi qualcosa avrà. Lei ha parlato prima di diabete, che cos'è il diabete? Poi so che ci sono vari tipi di diabete. Sì, il diabete è una condizione metabolica su cui molte persone anche qui in Italia si trovano a combattere. Il diabete è una condizione in cui una persona non riesce a metabolizzare tutti i carboidrati che introduce. Ora, a parte una forma giovanile particolarissima in cui addirittura oltre la dieta è importante anche la somministrazione di insulina, per gli adulti solitamente si tratta di un diabete legato a un'eccessiva alimentazione e a una ridotta attività fisica. Quindi la cura del diabete serve fondamentalmente a ridurre l'apporto di zuccheri e aumentare l'attività fisica. Entrambe le condizioni permettono all'organismo di non sforare con questa patologia. Quali sono i rischi che si corrono per chi ha il diabete? Che rischio ha? Il diabete si può complicare soprattutto dopo lungo tempo con tante malattie riguardanti per esempio il cuore, riguardanti gli occhi, riguardante il rene, quindi effettivamente se un diabete non viene riconosciuto e soprattutto non curato, alla lunga può complicarsi con delle malattie che possono portare a morte. Direi che nel diabete di tipo 2, il diabete dell'età adulta, è una condizione seria che, ripeto, si accompagna a patologie piuttosto importanti degli occhi, ad esempio la cecità, malattie di cuore, la possibilità di avere un infarto e malattie renali. Quindi sono tutte condizioni che vanno prevenute impedendo che il diabete si presenti. E invece per quanto riguarda il diabete in gravidanza, come si fa ad accorgersi del diabete e che cosa si può fare? Allora, nella gravidanza si realizzano delle condizioni per cui l'insulina, che è l'ormone che noi produciamo normalmente, fa un pochino fatica perché incontra degli ostacoli, degli ormoni particolari che la donna produce in gravidanza. Quindi c'è una maggiore richiesta di insulina. Anche qui il trattamento è quello di ridurre l'apporto di carboidrati senza però ridurli molto, frazionarli durante la giornata, quindi è importante fare 6 pasti e non soltanto 3 pasti, e poi qualora la diagnosi del diabete sia posta in gravidanza si può fare ricorso anche a dei farmaci e addirittura all'insulina.
Invece, la lascio subito, per quanto riguarda invece le malattie cardiovascolari, quali sono gli alimenti che possono provocare maggiormente magari una malattia cardiovascolare? Le malattie cardiovascolari legate all'alimentazione sono soprattutto quelle in cui gli alimenti sono ricchi di sale, quindi ridurre l'apporto di sale, e soprattutto alimenti contenenti grassi, i grassi di origine animale, che sono grassi saturi, sono grassi che tendono in qualche modo a depositarsi sulla parete dei vasi e quindi ridurre il flusso sanguigno anche al cuore. Quindi effettivamente la dieta del soggetto che ha qualche problema al cuore è una dieta in cui deve essere controllato l'apporto di sale, deve essere sostituito, quantomeno ridotto l'apporto di alimenti grassi, grassi di origine animale, dando la preferenza a dei grassi di origine vegetale oppure a qualche altro tipo di grasso animale come quello del pesce. Quindi l'olio di pesce è importante perché ha un effetto sia preventivo che curativo nell'aterosclerosi degli adulti. Allora professore, per concludere, consigli, qualche consiglio che vuole dare ai nostri amici per una sana alimentazione? Quindi mangiare 5 volte al giorno, introdurre cibi che non siano molto salati, cibi freschi, ridurre l'apporto di alcol e poi diciamo usufruire in modica quantità di tutti gli alimenti di cui noi abbiamo oggi la disponibilità sulle nostre tavole. E poi naturalmente venire qui oggi e domani e magari appunto approfittare tra virgolette di questa grande possibilità che il Gemelli dà a noi cittadini di effettuare una visita gratuita e poter capire appunto se c'è qualche problema o no. Nell'eventualità dovessero esserci dei problemi, il professore con tutto il suo equip sarà felice e lieto di ricevervi al Policlinico Universitario. Professore, grazie. Grazie a voi, agli ascoltatori e agli spettatori. Grazie.